Benvenuti amiche e amici del canale del fumettaro Vetusto. Quest'oggi per le nostre veloci letture parliamo velocemente di un volume uscito nel lontano 1993 per le edizioni appunto Star Comics, come recita qui, al prezzo di 8.000 lire. Un vecchissimo albo che, se non ricordo male, acquistai in una delle tante ormai scomparse fiere del fumetto organizzate nella capitale. Come si vede anche dalla copertina che si presenta davanti a noi, anche questo volume, come il buon Vetusto Conte, di cui parla, quindi il Conte Dracula, riportava i suoi annetti e i suoi piccoli danni. Dopotutto, per quanto io l'abbia tenuto custodito come una sacra reliquia, qualche segno del tempo inevitabilmente si mostrava a noi. Questa collana della Star Comics faceva parte dei libri di Hyperion. I libri di Hyperion era una collana contenitore della Star Comics, appunto, che intendeva pubblicare soltanto materiale horror d'autore, soprattutto tratto dalla casa editrice americana Dark Horse. La serie, però, nonostante le grandi aspettative, chiuse soltanto dopo due numeri, secondo numero che fu l'ultimo ad uscire, e trattava la graphic novel I Signori del Caos, un volume che diciamo conteneva questa graphic novel horror intitolata originariamente Lords of Misrule della casa editrice inglese Tundra. Ma parliamo ovviamente del piatto forte contenuto all'interno di questo albo. Si trattava, come ben tutti sanno, del Dracula di Bram Stoker, che a sua volta era tratto dal film di Francis Ford Coppola, uscito proprio in quello stesso anno. Il fumetto era edito dalla Top Comics, che era una divisione della Tops Company, che all'epoca, oltre a pubblicare fumetti, più che altro si contraddistingueva per la vendita di gomme da masticare, adesivi e quant'altro. Mentre la sua divisione legata ai fumetti, quindi la Tops Comics, pubblicò fumetti dal 1993 al 1998 ed era soprattutto specializzata in titoli con licenza, cioè quei titoli tratti da film o serie televisive celebri che prendeva appunto spunto da queste. Per fare un esempio, una delle più quotate erano quelle dedicate ad X-Files. Però la Top Comics produceva anche fumetti originali e è bene ricordare quelli legati al cosiddetto Kirbyverse, un progetto editoriale basato sugli schizzi e le idee lasciate in sospese dal buon The King Jack Kirby. Comunque, passando velocissimamente all'introduzione di questo volume, leggenda vuole che lo stesso Mike Mignola, nella realizzazione di questo adattamento a fumetti, fu invitato sul set del film dallo stesso Coppola, che lo coinvolse persino nella realizzazione di qualche storyboard e layout per lo stesso film. Che sia una leggenda o sia realtà, la cosa non deve stupire più di tanto, dato che fumetto e cinema spesso e volentieri si sono incontrati a metà strada e l'arte dello storyboard, che in qualche modo io ho anche praticato in passato, ben si accosta al linguaggio del fumetto. Difatti, lo storytelling di cui spesso vi parlo è mutuato dal linguaggio dello storyboard, quindi l'arte sequenziale che il fumetto rappresenta non può che essere ravvicinata in maniera molto potente alla pellicola del film. Comunque, la storia era scritta da Roy Thomas che cercò in tutti i modi di riportare a una dimensione più letterale l'opera a fumetti che abbiamo qui davanti, discostandosi in qualche modo dal film di Coppola, che in alcuni frangenti si prendeva alcune libertà, ma sono lecite dopotutto nel cinema. Fare di un'opera una trasposizione del tutto pedissequa non sempre è un bene. Stanley Kubrick col suo Shining insegna. Mike Mignola, invece, per quanto riguarda il comparto artistico, si trovò ad amplificare, a volte rendere anche meno kitsch e più evocative certe sequenze iconiche che erano all'interno del film. Per dire, io ne ho segnate, diciamo,
diciamo due, perché sarebbero veramente numerose quelle da annotare. Perché, ripeto, se si parla di Mike Mignola, non basterebbe forse un'ora, non solo per analizzare questo bellissimo volume, ma per analizzare l'intera opera del disegnatore americano. Comunque, le scene che ho voluto sottolineare sono in particolare queste. Nel momento in cui Jonathan Harker si troverà a confrontare con il conte, nel film interpretato dal bravissimo Gary Oldman, come avrete visto nel film, le ombre del buon conte vengono spesso mostrate come dotate di vita propria, creando dei bellissimi, anche evocativi, se non proprio inquietanti, giochi di ombre che appunto prendono vita e minacciano il povero Jonathan Harker Keanu Reeves. Al contrario, nel fumetto, Mike Mignola decide di ancorare al corpo del conte queste stesse ombre, uscendo come al solito come lo conosciamo, e cioè un re in questo campo. Infatti, Mike Mignola, successivamente nella realizzazione del Boy, che sarà di lì a poco, cioè nel 1993, esploderà del tutto in questo suo sottrarre dal nero determinate luci per creare appunto questi effetti evocativi sia sui volti che le ambientazioni, rendendo sempre più minimali ma efficacissime le sue rappresentazioni all'interno della tavola. Un'altra scena, per dire che si distingueva dal film, era questa qui, dove una rediviva Lucy, amica della protagonista Mia Harker, risorge dalla tomba mentre viene accolta dal dottor Van Helsing, Anthony Hopkins e il gruppo che aveva allestito per terminare definitivamente la vita della tormentata ragazza che era stata appunto vampirizzata dal conte. Come si può ben vedere, a differenza del film, la presenza di Lucy qui è abbacinante, cioè un bianco che esplode e viene totalmente espulso dal nero che si trova subito dietro di lei. Non a caso la sua figura, per renderla proprio un qualcosa di estraneo, soprannaturale e che quindi spiccasse in mezzo ai personaggi ancora vivi all'interno della tavola, la si rende nel registro di Mignola con del bianco totale che va a spaccare e a staccare totalmente all'interno della griglia e delle vignette quivi descritte. Quindi, in un certo qual modo, rende la natura della povera Lucy ancora più dannata ed inquietante. Ovviamente, se avete visto il film, sapete benissimo come finisce, e tutto l'albo, in qualche modo, è una versione dello stesso. Ma occhio, perché una versione dello stesso fino a un certo punto, perché l'originalità in molte sequenze, realizzata da Roy Thomas e Mike Mignola, si fa sentire in maniera potente, sia per soluzioni narrative, e sia per soluzioni descrittive realizzate dal maestro Mignola, che anche in questo caso, come si vedrà nell'esplosione successiva con il suo Hellboy, anche le tavole di questo volume erano piene zeppe dei suoi cosiddetti mignolismi, cioè mignolismi è questo gergo inventato nel caso di Mignola per descrivere le sue piccole vignette o la partenza da una vignetta media che si andava sempre più a accorciare, facendo sì che la gabbia ogni volta mutasse. Non a caso, non sempre Mike Mignola può essere inquadrato in una classica gabbia a 6, a 9 o a 8 riquadri, ma comunque qui entreremmo troppo nel tecnicismo. Vi basti sapere che i mignolismi, come sequenze come queste, spesso e volentieri ho sempre amato accostarle agli ex libris di antica memoria, in quanto in piccolissime vignette potevamo ritrovare un'incredibile arte di rifinitura e cesellatura sia delle architetture, dei volti, delle ambientazioni e quant'altro. Insomma, un mondo intero da esplorare. Ripeto, non basterebbe un'ora per descrivere pagina per pagina un volume del genere. L'unica cosa che posso dirvi dal canto mio è quella di recuperare in qualche modo questa piccola opera d'arte che merita a pieni titoli il diritto di essere chiamata graphic novel. Quindi, se voleste in qualche modo reperire questo volume, mettetevi in caccia in qualche ben fornito mercato dell'usato. Qualora non ci riusciste, non disperate perché
Questo volume è stato ristampato per Panini Comics nel 2019, nel volume Panini 9L numero 79, Dracula di Bram Stoker, a firma Roy Thomas e Mike Mignola. Quindi in qualche modo potete ritrovarvelo. Anche perché il seguente volume della Panini Comics potete trovarlo in descrizione nel mio video con il relativo link di affiliazione Amazon. Quindi non avrete problemi in un modo o in un altro a reperire il seguente fumetto. Nel salutarvi vi ricordo di mettere un mi piace a questo video, iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e vi rimando a una prossima lettura o pillola vetusta. Arrivederci.